Siamo in casa della famiglia Tirotta, la mamma di Rosa, svanita nel nulla da 2 anni. Signora, cosa si sente di dire a sua figlia? Rosa, fatta sentire, Rosa, sono la mamma, tu sai come mi hai lasciato. Mi curavi, mi davi in medicina d'orario. Ti aspetto, Rosa, se mi rivolgo a voi tutte. Se sapete qualche cosa, telefonate a chi l'ha visto, alle carabiniere di Cutro. Rosa, telefona a casa, sto sempre in pensiero. Io vado indietro, non vado avanti, Rosa. C'ho 84 anni, Rosa. Telefona a casa, Rosa. Rosa, l'importante è che sta bene tu. Torna a casa, se non vuoi tornare, telefona tu, anche al sindaco di Cutro, puoi telefonare. Sono Nicodemo Gentile e insieme all'amica Paola rappresentiamo Penelope Toscana, l'associazione che è vicina ai familiari e composta da amici delle persone scomparse. E insieme abbiamo voluto una manifestazione che attestasse la vicinanza alla famiglia Tirotta, oggi che sono ormai 2 anni che purtroppo Rosa è scomparsa a Crotone e di lei non si hanno più notizie. Vogliamo attestare la vicinanza a questa famiglia, perché con questa fiaccolata vogliamo che la fiaccola della speranza continui a rimanere accesa. Rosa manca, la vogliamo cercare, vogliamo che non ci sia nessun rallentamento delle indagini, vogliamo che si continui a sperare, lo vogliamo fare insieme alla famiglia che merita questa vicinanza di Penelope e di tutta la cittadinanza. A nome della Penelope voglio anche ringraziare la nostra Paola, che è stata abbastanza impegnata, l'ha fatto col cuore come sempre fa le cose, e noi tutti siamo vicini a questa famiglia e siamo sempre a disposizione come associazione per dare sostegno a chi in questi momenti vive queste enormi difficoltà. Si tratta di vite che noi definiamo sospese, vite che purtroppo scompaiono in un maledetto giorno e per anni non si riesce a sapere e a capire dove vanno a finire. Chi dimentica il motto di Penelope cancella, e noi non dimentichiamo. Vogliamo che la famiglia sappia che noi ci siamo per questa donna che è scomparsa, ma che noi non perdiamo la speranza che prima o poi possa ritrovare con la sua famiglia la strada del ritorno. Siamo qui a Calenzano per partecipare sia alla messa, alla celebrazione della messa e poi alla fiaccolata, per ricordare, diciamo, e tenere vivo, diciamo, questo, il ricordo di Rosa Tirotta, che è scomparsa da 2 anni e da 2 anni non si sa niente. La famiglia ha fatto bene a rifare, così come è stato fatto anche a Cutro, questa fiaccolata, un'opera anche di sensibilizzazione, attraverso anche l'associazione Penelope, con l'avvocato Gentile, vicepresidente dell'associazione, che è qui presente, proprio per sensibilizzare ancora una volta e tenere vivo il ricordo di questa persona che la famiglia non ha, a cui la famiglia non ha rinunciato assolutamente a smettere di ricercarla. Quindi abbiamo visto anche l'appello della mamma, un appello accorato di farsi sentire se questa persona si trova da qualche parte, anche se non vuole ritornare a casa, di far conoscere, diciamo, la sua presenza, la sua permanenza, diciamo, dove si trova, perché i familiari, la mamma, ma anche, diciamo, i fratelli e le sorelle, insieme all'associazione Penelope, ma anche all'amministrazione comunale di Cutro e alla comunità cutrese che io rappresento insieme al vice sindaco Squillace, che è qui presente con me, proprio per anche stimolare le istituzioni, le forze dell'ordine a non smettere di ricercare questa persona che i familiari ritengono ancora viva sicuramente. Quindi vogliamo continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica.
Noi abbiamo raccolto la sollecitazione che ci è venuta dall'associazione Penelope e dalla famiglia della signora Tirotta, perché pensiamo che sia giusto tenere alta l'attenzione su questa scomparsa, che questa possa servire anche a alimentare un'informazione e ancora una volta qualcuno che possa dare delle notizie, perché un po' questa attesa possa finire nel migliore dei modi, per cui tranquillizzare la famiglia, ritrovare la signora e poi nel rispetto delle scelte di quello che avrà deciso in questo periodo. Quindi contiamo che attraverso manifestazioni di questo tipo si possa mobilitare un po' di coscienze civili, un po' di persone che a Calenzano come a Cutro, come in tutta Italia a questo punto, possano dare notizie della signora Rosa. Ecco, stasera, celebrando questa Eucaristia, vogliamo ricordare nella preghiera, perché questo è il primo atto pubblico, nella preghiera una persona che da 2 anni non si trova, Rosa, e di cui non si hanno notizie. Ecco, io sostengo questa preghiera e questo impegno di solidarietà. Nello stesso tempo colgo l'occasione, all'inizio di questa celebrazione, per salutare non solo il nostro sindaco di Calenzano, che ha aderito anche lui a questo momento, in rappresentanza anche del nostro comune, ma anche il sindaco di Cutro, l'avvocato Salvatore Migali, che da Cutro è venuto qui in mezzo a noi per vivere questo momento di solidarietà e di preghiera. Poi al termine vi dirò alcune cose, intanto, come ci invita la liturgia, con umiltà riconosciamo i nostri peccati. Reverendo Signore, ho ben ricevuto la sua cortese lettera del 12 marzo ultimo scorso, con la quale la Signoria Vostra Reverenda mi segnalava il triste caso della signora Rosa Tirotta, scomparsa da circa 2 anni. Desidero significarle innanzitutto, lui scrive a me, che siamo vicini alla famiglia della signora Rosa, in questo tempo di sicura angoscia e smarrimento, e che ci uniamo alle loro preghiere per chiedere al Signore di torno a casa sana, salva della loro congiunta. Ed inoltre, pur non riuscendo ad intravedere in questo momento quali possano essere le concrete forme di aiuto che questa nunziatura apostolica può offrire, e quindi senza poter veramente nulla al riguardo, vi assicuro che, data occasione, tenendo presente il caso, non si mancherà di fare quanto possibile. Mentre la ringrazio per la sua sollecitudine pastorale nei confronti della famiglia di Rotta, profitto della pur spiacevole circostanza per confermarmi in consensi di distinta stima dalla Signoria Vostra Reverenda Devotissimo Adriano Bernardini Arcivescovo, Nunzio Apostolico. Non posso uscire, non posso uscire.